Salve a tutti amici smanettoni. Quest'oggi vi voglio parlare dei drive, di due drive in particolare, e cioè il 1571 e il 1570, che apparentemente sono completamente diversi, epoche diverse, design, stile diversi, perché sono stati concepiti per i sistemi relativi computer di pari epoca, e cioè il C128 e il C128. No, e il C. Allora, questo va bene sia come C64G essenzialmente, oppure da abbinare sempre a un C128, perché diciamo rispecchia le funzionalità di questo qui. Tranne il fatto che, come tutti sapranno, questo è il drivone doppia faccia, che è capace di leggere entrambe le facciate del floppy drive da 5 un quarto, e questo floppy drive, ovviamente, sempre da 5 un quarto, però singola faccia. Come si vede dal design, questo è uscito prima, questo è uscito dopo. Si potrebbe pensare, ma non è sempre così in casa comodo, perché sappiamo che hanno fatto delle izzalate, dei mix in base alle esigenze logistiche, esigenze di messa sul mercato, di vendita, e anche in rapporto a questo, la vendita come richieste da parte del mercato. Quindi c'è stata un'esigenza di dover far fronte a un drive simile, con simili capacità. Simili, però, direi tra virgolette, perché c'è sempre un discorso che mi sono accorto ultimamente nel riparare questo, che è stato riparato. Simile perché, appunto, c'è una storia dietro che ora andremo a vedere più dettagliatamente, esattamente dall'interno. E proprio facendo delle ricerchine su internet ho scoperto varie cose di cui già sapevo qualcosina, avevo già letto qualcosa, però così superficiale. E riparando questo e trovando delle cosine strane qua dentro, mi sono ricomposto, ho ricomposto vari pezzi mancanti che già sapevo un pochino per quanto riguarda questa storia, perché il 1570 mi è un drive che va, diciamo, transitorio tra questo e il 1541, possibilmente il 1541 bianco abbinato che poi è uscito all'epoca, che è uscito all'epoca del C64G, ma non è la stessa cosa, perché appunto non si sarebbe chiamato 1570, quindi si sarebbe chiamato sempre 1541. Vediamo un attimino da vicino. Allora, due drive diversi, apparentemente diverse epoche, diverse costruzioni. Ma poi, andando a vedere da vicino, vediamo che non è proprio così. Quindi svegliamo il primo e vediamo un po' la solita costruzione che conosciamo già più o meno, chi l'ha smontato, chi ha smanettato un po', anche magari solo per pulire testine, eccetera. Non sappiamo ormai. Il solito guaio che affligge questi drive. Alimentazione separata, trasformatorone. E stranamente qui ci sono dei cavi, dei fili così prolungati, saldati direttamente sulla scheda, come possiamo vedere. E questo è un po'. E la meccanica è sotto, logic board, sopra, montata sopra, meccanica sotto. Andiamo a vedere questo. Eccolo qui. Questo, se togliamo mascherina, vediamo meglio. Ho già un po' preparato tutto. Meccanica separata dall'alimentazione. Come vediamo qua, che è questo gruppo, proprio un gruppo alimentatore switching e non con trasformatore. C'è una differenza per chi magari non mastica tra trasformatore e circuito di alimentazione, e questo qua è praticamente alimentatore completo senza trasformatore. Questo funziona un po' in altro modo.
ma poi magari avrò modo di parlarne, non lo so. Meccanica e la logic board. Andiamo a vedere un altro po' da vicino. Io ho già smontato un pochino. Eccolo qui. E andremo a guardare ancora da più vicino. Così a prima vista sembrerebbero due schede diverse. Giustamente, una montata qua su un vecchiotto qua della sua epoca, uno montato su un signorino qua più giovane rispetto a lui, effettivamente. Ma se avete l'occhio bionico, oppure semplicemente proviamo a girare, ecco, non so se praticamente le schede sono identiche. È lo stesso tipo di scheda che viene montata sia sul 1570 sia sul 1571. Stessa scheda. Guardate un po'. Questo è proprio un paradosso. 1570 con un label 1571 e la scheda mi dice 1571. Come mai? Cosa analoga qui, anzi qua un po' al contrario, perché non mi aspettavo la stessa cosa. Allora, qua si vede 1570 e la scheda 1570, però con questo zero un po' menomato. Questo zero sembra stato serigrafato dopo. È come quasi dire essere incerti. Che destino avrà questa scheda? Sarà una 1571 o una 1570? Che, tra virgolette, in questo caso, come ho scoperto io, non esiste praticamente la scheda 1570. E praticamente l'etichetta, il label è stato fatto, quello può essere stampato sempre dopo. Se alziamo un altro pochino qua, ecco. 1570, gliel'hanno stampato sull'etichetta, su questo non ci piove. Però la costruzione, la fattura della scheda, della logic board, è essenzialmente per il 1571, stata concepita e progettata e tutto. Come ulteriore prova abbiamo sempre lo stesso ibrido qui, che questo sarà un preamplificatore sul quale arrivano segnali anche della testina, eccetera. Fatto un'altra cosa, volevo sottolineare qua il frontale, per adeguarsi al colore beige, è stato sempre di fretta in furia, no? Come si vede qua, verniciato. Quindi questo è un vecchio 1541 biscottone, marroncino, infatti si intravede, verniciato di beige. Questa è una parentesi ulteriore. Allora, come detto, il connettore testina è doppio, quindi due testine. Ma in questo caso ne serve una sola perché è singolo. Poi abbiamo, facendo il confronto con il 1571, abbiamo il solito stesso connettore, stesso ibrido, i due connettori seriali, che qui, visto che la scheda praticamente è stata girata, allora questa è girata di 90 gradi, questa, quindi qua abbiamo la stessa posizione adesso. E come possiamo vedere, questi corrispondono ovviamente ai connettori seriali. I connettori seriali, visto che la scheda è girata, sono stati omessi. Un solo cavo che collega direttamente saldati sulla scheda. La scheda improvvisata, direi sempre improvvisata, questo circuito di alimentazione è stato, diciamo, neanche copiato dal 1541 perché monta un altro tipo di alimentatore. E su questa va il segnale sia dell'alimentazione della scheda, ovviamente, e il connettore con i cavi che vanno sulle porte seriali, che quindi qui sono stati sdoppiati e messi a parte. Manca una cosa dietro, se ci fate caso. Qua abbiamo lo switch per cambiare il numero di drive, no? Di periferica. Qui non c'è, infatti, sulla scheda. Che fine hanno fatto i switch? Sono stati sostituiti da due ponticelli. Quindi il drive è per default è permanentemente messo
settato su Drive 8. Quindi analizzando un altro pochino da più vicino, tipo questo integrato controller a piedini sollevati, come già avevo pure spiegato nel filmato, nel video della riparazione, e sembra proprio fatto di fabbrica, però fatto in maniera così da per adeguare una richiesta o una necessità di quel periodo. Quindi non è uscito di fabbrica così, ma è stato adeguato per delle esigenze ben precise. Sempre riferendomi a questa strana dicitura qua, serigrafia 1570 e poi uno zero improvvisato. Qui è stato omesso, diciamo, come correzione, praticamente una pseudo scheda 1570 che in realtà non esiste, perché lo sappiamo da qua, il 1570, il drive, è derivato da un 1571, almeno come logica. È stata un'improvvisazione questo 1540, come si può vedere. Cioè, questo 1570, come si può vedere pure da alcuni documenti e informazioni che ho guardato, che ho trovato su Wikipedia, dove racconta effettivamente la storia com'è. E ve la faccio pure, vi faccio pure vedere questa nota, questa pagina. Allora, dalle ricerche che ho fatto qua un po' in giro su internet, più che Wikipedia, non ho trovato informazioni riguardo il 1570 o il 71. Qua dice che è stato prodotto per il 128 e praticamente qua infatti lo conferma, per cercare di arginare la crescente richiesta del 1571. Quindi questo qua, il 1571, non mi sembra il successore del 1570, ma più che altro era il mezzo per praticamente arginare, come dice qua, arginare la richiesta del 1571, perché usava la meccanica, praticamente il 1571, la meccanica a doppia faccia, mentre il 1570, utilizzando la stessa scheda madre, ma la meccanica del 1541. Poi andiamo sul 1570, prodotto per Commodore 8-bit, i precedenti drive 1541-1570. E qua di nuovo si contraddice un po', perché non mi risulta, cioè, non può essere il precedente drive 1570 se il 1570 è stato fatto, creato alla sveltina, diciamo così, per arginare il problema di reperire le meccaniche del 1571, quindi è un po' controversa la cosa, un po' ambigua. E fu progettato in modo da essere esteticamente simile al 128, infatti questo lo sappiamo. E un'altra cosa, questo usa entrambi, ovviamente avendo la stessa scheda, usano il metodo di trasferimento burst, che viene praticamente usato dal 128, oppure dal Commodore 128, oppure un'altra curiosità che ho letto, perché andando in modalità 128 e tornando in modalità C64 tramite il comando Go64, il drive rimane in modalità 1571. Quindi in questa modalità, Commodore C64 dal C128, il drive è sempre doppia faccia. E un'altra cosa invece, andando ad accendere il Commodore 128 tenendo premuto come saprete, il tasto Commodore, lui fa il boot in modalità C64, diciamo hardware, in quella maniera il 1571 diventa 1541 emulato, quindi praticamente non è più utilizzabile la doppia faccia. Un'altra cosa qua dice sul Wikipedia inglese che il 1571, allora, come molti sanno qua, no? Noi giriamo i dischi, li capovolgiamo per usare l'altra facciata del disco, cosa che invece il 1571 non fa, perché rileva, legge da entrambe le facciate come se fosse un disco solo.
Se andiamo a formattare, qua lo dice in poche parole, se andiamo a formattare un floppy da un 1571, entrambe le facciate non possono essere, could not be read in 1541, quindi il 1541 non legge l'altro lato B creato, diciamo, virtualmente dal 1571, quindi se si formatta un drive dal 1571 non può essere letto in modo, diciamo, reversibile sul 1541. La stessa cosa accade se noi andiamo a qua c'era una descrizione su Wiki C64 Wiki. Se andiamo a formattare lato A e lato B mediante un 1541, il lato B non è leggibile dal 1571 perché semplicemente perché c'era scritto da qualche parte, il disco gira al contrario. Se noi lo giriamo, capovolgiamo il floppy, praticamente il lato B è stato inciso con la rotazione al contrario, no? Rispetto a come farebbe il 1571, che crea entrambe le facciate con la unica direzione di rotazione del disco. Infine, qualche piccola differenza che contraddistingue queste due schede apparentemente uguali, a questo punto quasi identiche, oltre al il codice qua sotto che non sappiamo che cosa stia a significare, e questo, come detto, questo zero qua improvvisato che qui non troviamo sul 1570, c'è semplicemente il modello di scheda e basta. Qui sul 1571 abbiamo quello che ho notato io come differenza, e questa L3, questa impedenza, guardate bene questa impedenza, e poi ci sono queste due resistenze che sembra erano presenti e siano state tagliate con la tronchesina. Stessa cosa, dov'è? Allora, eravamo qua, in questo punto qua, guardate, vedete? Resistenze che erano presenti e sono state troncate, praticamente, sono state staccate. Sul 1570, invece, c'è la totale assenza di queste resistenze. Infatti non ci sono non c'è neanche traccia delle saldature o simili. Guardate un po', qua ci sono questi due punti di collegamento delle piste, questa e questa, e in mezzo ci sono queste due resistenze. Qua no, qua ci sono solo i due punti di saldature, le due piste e niente traccia di resistenze, così come l'impedenza di poco fa. L3 è stata sostituita da un ponte e non c'è traccia di quelle resistenze lì, di queste qua. Dove eravamo? Allora, queste due resistenze, e qui invece non ce n'è. Questa è quella che è più rilevante come differenza tra le due schede, diciamo, uguali. Misteri, misteri, Commodore. E questo per quanto riguarda le differenze dei due drive, è praticamente la conferma di quello che abbiamo visto sulle schede, che sono uguali, ma il 1570 è stato praticamente adattato. Per chi fosse interessato invece a smanettare un po', qua su Zimmers troviamo le varie ROM, 1570, 71, ci sono delle revisioni fatte perché praticamente, per quanto riguarda il 1571 incorporato nel 128, oppure un stand alone, cioè il 1571 come quello che abbiamo valutato qua, messo sotto la lente, no? E poi abbiamo il 1571 del 128 DCR, che è leggermente diverso perché è stato creato sulla stessa scheda, quindi ha una ROM diversa. E questo per quanto potrebbe essere utile a chi
vuole ricrearsi le EEPROM, oppure uno come me che dalle EEPROM si crea pure il GIFIDOS. Questo per quanto riguarda le curiosità qui in rete. Quindi che dire a proposito di questi due drive qua? Sono riusciti a lasciarci in dubbio con questo mistero di schede uguali ma drive diversi. Diversi perché ce li volevano fare sembrare diversi, ma poi abbiamo visto un pochino come va, ahia, c'è una spina, come va la storia, come è andata effettivamente, che insalata hanno combinato. Quindi niente, vi saluto con questi due, salutano pure loro, ecco qua il 1570 e il 1571, rigorosamente Giffy, questo verrà giffato, quindi oh, spero sia piaciuta come si chiama qua, la breve, lo svelamento di misteri, misteri. Ciao, alla prossima, buona visione, buon Commodore, buon mistero. Ciao!